Alla festa del pane di Borgata Costiera anche l'assessore Ballatore. Allora, che ruolo può avere la cucina mazzarese e il pane in particolare per il futuro dell'alimentazione mondiale? Ecco, questa è una delle eccellenze che noi abbiamo. Oggi tutti possiamo fare tutto, però non è più necessario questo. Oggi dobbiamo sperimentarci in quel settore dove può privilegiare solo e esclusivamente la eccellenza del prodotto. La Borgata Costiera, con la prima fiera del pane, sta mettendo in moto un meccanismo tale e tanto da domani continuare ad essere rinnovato e a dare quel frutto, che quel segnale alla nostra terra e ai nostri viciniori di eccellenza, di cose buone. Questa è la seconda serata, come voi sapete. Per questa sera abbiamo pensato di portare nuovamente il sorriso a Borgata Costiera, il nostro nome di punta, Sasà Salvaggio, direttamente da Mediaset. Ma non solo, avremo tanta musica, tanti ballerini, li sentiamo, stanno provando, si stanno scaldando. C'è Endri Bandera, uno dei capostipiti praticamente del culto dei balli latinoamericani, direttamente da Cuba. E poi i nostri nostrani, proprio dire, con la band, con le loro musiche, i loro testi e le loro canzoni emozionanti. Ho trovato un'atmosfera bellissima, questa cosa la dico a prescindere dal mio ruolo e dalle telecamere. Questo evento ha fatto in modo davvero che Borgata Costiera diventasse comunità e si sentisse comunità. Si è organizzata questa mostra mercato dove non soltanto le aziende, gli sponsor locali, ma tutti i protagonisti, le maestranze femminili, coloro i quali insomma sono al centro dell'enogastronomia siciliana, hanno potuto mettere in mostra le loro bontà. E non riesco a dire quale prodotto migliore ci sia stato. Sicuramente il pane lo ha fatto da padrone, ma così il couscous, grazie anche alla comunità tunisina, e tutto questo diretto dalla meravigliosa e splendida Liliana Ingenito, a cui va dato anche il merito di aver organizzato una bellissima mostra. Quindi, se mi permetti, Tommaso, voglio invitare tutti i telespettatori fino a domani a visitare dal giorno, la mattina fino alla sera, alla mostra dei pani devozionali di San Giuseppe, proprio nella chiesa qui San Giuseppe a Borgata Costiera. Bueno, il calore che ho ricevuto dal pubblico siciliano è un calore alla quale io, questa bellissima terra, diciamo della Sicilia, che somiglia tantissimo al mio paese, no? Il pubblico siciliano mi ha dato tanta di quel sentimento. Non è detto di dire che applaudiscono tutti, è detto che non hanno sentito ciò che c'è stato, diciamo, trasmesso da me per loro. È una cosa da spiegare, proprio è profonda, cioè apporta tanto, quindi per me è una favola, cioè un sogno restare nella Sicilia. Per noi è un piacere essere qua a Borgata Costiera, perché è una frazione della nostra città. E devo dire, questa sera ho scoperto dei posti magnifici, perché le stradine illuminate con tutti questi stand, veramente una cosa bellissima. 10 anni della nostra band e l'abbiamo festeggiata come ieri sera, che abbiamo suonato nella piazza di Mazara, in piazza Plebiscito. Questa sera ci troviamo qua a far ascoltare sempre le nostre cose, le nostre canzoni, quello che noi scriviamo e quello che portiamo in giro per la Sicilia, per ora, ma mi auguro anche oltre la Sicilia. Eccoci con l'artista più atteso della festa del pane di Borgata Costiera, Sasà Salvaggio. Allora, dopo 20 anni di onorata carriera, qual è stato l'impatto che ha avuto con un pubblico siciliano che, c'è da dirlo, non si smentisce mai? Per fortuna, attenzione, no? Bene, contento. Come l'inizio, dopo 20 anni la gente ride ancora di più, perciò insomma, felicissimo. Cosa ne pensa di questa 3 giorni di festa che è stata organizzata qui a Mazara del Vallo? Cosa ne pensa dei mazzaresi? Figurati come penso di tutti i siciliani. È bello, si organizzano d'estate, approfittiamo della bella stagione, rucavoro con se ne può più, ed è una bella occasione per stare tutti insieme, passare una serata tranquilla con le famiglie, con gli amici, mangiare, perché per noi è fondamentale, ma insomma si passano delle serate veramente in serenità. No, contento, abbiamo cominciato tardi, ma come hai visto, cioè l'una e ancora la gente dice andate in dicchia, potevamo stare, cioè, potevamo fare l'alba qua stasera. Bene, contento, li ringrazio come sempre, il calore siciliano che sembra una cosa facile, ma non è così facile, però devo dire che a me vogliono bene, insomma, cioè sono molto contento.